Ciao ragazzi, allora intanto inizio col dirvi che se sentite qualche brusio è perché in sottofondo c'è l'aria condizionata, perché sinceramente fa caldo. Allora, togliendo questo preambolo, vi voglio parlare di prodotti per capelli, in questo caso parrucche, toupé, eccetera eccetera. Allora, vi avevo fatto vedere la parrucca intera. Per il mio problema qui, diciamo, ho visto un'altra cosa, questa della Air Diamond. La signora è così, questo diciamo è una specie di frangia con queste due cose qui che scendono, quindi diciamo è per dare una capigliatura migliore. Questo è il prima e questo è il dopo, e questo è il prodotto della Air Diamond. Vedete, Extension Topper. Allora, il prodotto, un attimo che ve lo pettino così ve lo faccio vedere bene. Allora, questo è il davanti, vedete? E queste invece sono le ciocche che scendono davanti. Questo è il dietro, che permette di coprire anche dietro, e questo è l'altro lato. Come vedete? Allora, adesso vi faccio vedere invece l'interno, come è fatto. Non riesco a focalizzarlo. Forse se era bionda si vedeva meglio. Ecco qua, così magari riesco a farvelo vedere. Questo è tutto il cotone con le varie mollettine attaccate. Sono le due mollettine davanti. Poi e le due di dietro. Allora, vabbè, questa si è già spettinata. Allora, io sono riccia. Ho preso anche il prodotto della Babyliss che mi hanno consegnato a Capello Point, perché ho preso sia questo sia il Babyliss a Capello Point, però non è il Babyliss che diciamo si vede per arricciare i capelli, quello che prende lui la ciocca e arriccia da solo, no, è un altro, è un Babyliss che ha 30 velocità, dall'1 al 5 serve per i capelli sintetici. Però vi dico la sincera verità, o io sono scema che non sono riuscita ad arricciare i capelli, o il prodotto comunque non va bene. L'ho usata alla velocità 1, poi la 2, poi la 3, poi la 4, poi la 5 e non ha fatto niente, diciamo, è sempre rimasta liscia così. Quindi, pace e amen. Allora, prima andiamo alla ricerca delle due mollettine. E abbiamo trovato quelle davanti. Poi le due di dietro, dove sono, orca che non le trovo più. Ah, eccole qua. E fissiamo. Allora, adesso me la devo prima. Ah, ecco. Ho sbagliato a metterla. Allora, messa così, questa sembra una cavolata perché, diciamo, i capelli sono più lunghi dei miei qua, come potete ben vedere. E te sembra una cagata. Però perlomeno il mio problema qua non si vede più niente. E penso che lo vedete anche voi, che
il problema che ho poi così non si vede più. Allora, per togliere questo problema avevo pensato a legarli e quindi a usare questo l'airdo, cioè il fancy do dell'airdo, questo qua, che in pratica sarebbe questo che vi ho fatto vedere tempo fa. Allora, inizierebbe a vedere più niente e il risultato è questo qua. Voi che cosa mi dite? Vi convince? Non vi convince? Forse è meglio la parrucca intera? Allora, io ho cercato questa soluzione, come vedete in testa, per la stagione estiva, perché sinceramente la stagione estiva, facendo tutto sto caldo, ho cercato di coprire solo questa parte. Almeno, forse magari non si vede neanche benissimo il risultato, perché forse non l'avrò neanche messa poi benissimo. Ci vediamo un po'. E comunque, e questo, diciamo, avevo pensato per la stagione estiva. Per la stagione invernale invece ho l'altra parrucca che vi ho fatto vedere in altri video. Sinceramente ne avrei altre due. E poi vorrei cercare di prendere, che mi piaceva tantissimo il taglio di quella parrucca, che però l'avevo trovata nei negozi solo bionda, da mazzolare i capelli. Vabbè, pure bionda, ma avrei presa pure la parrucca, però mi piaceva un sacco quel taglio. Era liscia come questa, bionda però scalato. Questa, diciamo, l'avrei presa. E questa era una mia soluzione. Perché sennò per ora altre soluzioni non ne ho trovate. Allora, un'altra cosa che ho trovato ed è questa qui. Come vedete, la foto ve la mettono sempre in biondo, però questo è questa è la confezione. Io ovviamente l'ho presa Dark Chocolate, che è il mio colore. Io appunto sono castano scuro. Qui dietro vi fa vedere come applicarla. Non la riuscivo a togliere la retina, si era appiccicata alle mollette. Vabbè. E questa sarebbe la frangia, con due cose che scendono di qua, così. Questo è il davanti e queste sono le due cose che scendono. Se fossero più lunghe sarebbe meglio, leggermente più lunghe. Allora, l'interno invece è così, sempre in cotone, come vedete qua, in cotone, per cercare, diciamo, di non di attaccare il tutto e di non far sudare. E queste sono la molletta davanti e le due dietro. Anzi, scusate, mi sono sbagliata, queste due qua sono le mollette davanti e quella dietro. Allora, iniziamo montando. E questo è il risultato. Mia mamma dice che però non va bene. Perché? Perché dice che il problema non è totalmente tolto di dietro. A me invece sembra di sì. Solo che il problema è che comunque è sempre liscia. Però già magari mischiandola con i miei, diciamo un po' così, oppure legare queste due fettucce dietro, magari non si dovrebbe vedere. Adesso mi giro dietro, vi faccio vedere. Allora, intanto così è la cosa. E così è il dietro.
Voi che cosa mi dite? È meglio quella che vi ho fatto vedere prima? Questa? Con questo qua legato, legando tutto, oppure solo questa? Io sinceramente non sapevo che cosa dire. Diciamo, magari qualcuno mi potrebbe anche dire perché ne hai comprate due. Allora, ho comprato prima questa, perché a Cappello Point mi è stata, diciamo, consigliata questa per coprire il problema. Però, diciamo, vedendo che non riuscivo ad arricciarla, così è così rimasta. Anzi, si è pure un pochino rovinata dopo tutti i tentativi che ho fatto. Un pochino rovinata qua, diciamo. Comunque, vabbè. E quindi, diciamo, siccome non ero contenta, ho provato questa soluzione, che è, diciamo, più leggera. Però, diciamo, c'è sempre il problema dei... di questi capelli che sono, diciamo, che sono un po' svolazzanti, sono un po', come dire, molto diversi dei miei, perché purtroppo io sono riccia, se no questi due qua devo prendermeli, devo attaccare di qua. Comunque, questa è ok, vi saluto, ciao a tutti.